La fase esecutiva della nuova pista all'aeroporto di Peretola è prevista entro ottobre, lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un progetto che ha messo in disaccordo parti politiche e cittadini, ma tra stop, rinvii e dibattiti pubblici sembra prendere forma insieme alla nuova aerostazione prevista all'aeroporto di Pisa. Su questo fa il punto il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, presente per i 25 anni di Ryanair all'aeroporto Galileo Galilei. Sì, i tempi finalmente ci sono per ambedue gli sviluppi che sono complementari, perché io lo ripeto sempre ma lo voglio ripetere, i due scali non sono in concorrenza tra loro, lo sviluppo dell'uno e dell'altro sono complementari perché sono due diverse tipologie passeggeri, di clienti, perché per noi i passeggeri sono clienti da servire bene, e quello che dobbiamo fare è andare a intercettare i passeggeri che oggi non arrivano né a Pisa né a Firenze. Che cosa ha voluto dire tutto questo ritardo per quanto riguarda la trasformazione della nuova pista di Peretola? Ha voluto dire tanto, ha voluto dire perdere tempo, e come diceva Adam Smith è l'unica risorsa non recuperabile, a vantaggio di altri scali che si sono avvantaggiati. Lei dice una volta che verrà fatta la nuova pista a Peretola, questa attrarrà anche nuove compagnie aeree? Assolutamente sì, attrarrà nuove compagnie aeree e ci permetterà di essere ancora più complementari nella sinergia tra i due scali aeroportuali. E sull'importanza dell'aeroporto pisano interviene anche il sindaco di Pisa, Michele Conti. Ci auguriamo che al più presto i lavori partano e che consentano nei prossimi anni di essere un aeroporto internazionale a tutti gli effetti.